Salve a tutti e bentornati a questo nuovo episodio di Storie dal Vecchio Mondo. Da questa puntata, come promesso, inizierà il nostro viaggio all'interno di quello che è l'evento più importante della storia di Warhammer 40.000, ovvero sia l'eresia di Horus. Questo viaggio sarà scandito attraverso gli occhi dei protagonisti di quella grande epopea che è stata la Grande Crociata, a cui è seguita l'eresia di Horus, ossia i 20 primarchi, 18 primarchi, delle legioni Sastartes degli Space Marine, i migliori guerrieri del genere umano. Io purtroppo potrò raccontarvi la storia soltanto di 18 di questi primarchi, perché di due non si sa nessuna notizia certa. Abbiamo degli indizi, abbiamo delle indicazioni sparse all'interno del background di Warhammer 40.000, ma l'unica cosa che sappiamo è che la seconda e l'undicesima legione delle legioni Sastartes vennero epurate per motivi a noi oggi ancora sconosciuti da parte dell'imperatore del genere umano. Questa serie inizia seguendo l'ordine cronologico delle legioni con la presentazione della prima legione delle legioni Sastartes, gli Angeli Oscuri del primarca Lionel Johnson. All'inizio della Grande Crociata, infatti, i vari primarchi, sulla base del quale erano state create le 20 legioni degli Space Marine, si era disperso per motivi ignoti all'imperatore lungo tutta la galassia. E l'imperatore, piano piano, nell'avanzare della sua Grande Crociata, ritrovò i suoi figli perduti, che mise al comando delle sue legioni. Il primo incontro dell'imperatore con Lionel Johnson avvenne sul mondo di Caliban. Caliban è un mondo lontano dalle rotte principali della Terra, che era rimasto isolato dagli altri pianeti durante l'oscura era della tecnologia. In quel lasso di tempo, la civiltà umana sul pianeta era regredita ad uno stato, se vogliamo, feudale, assimilabile a quello del nostro medioevo feudale. Quindi tanti castelli, tante enclavi fortificate che tenevano a bada l'avanzare delle foreste e dei mostri che popolavano le foreste. Su Caliban la vita era dura, era molto dura, i guerrieri di queste varie enclavi combattevano appunto i mostri della foresta. Se non che un giorno il comandante dell'enclave più potente di Caliban, l'ordine, l'organizzazione conosciuta soltanto col nome di Ordine, Luther, rinvenne all'interno della foresta un ragazzo, un bambino, molto possente, molto robusto, che sembrò agli occhi dei cavalieri essere nato e cresciuto nella foresta. Il bambino venne accolto dai guerrieri dell'ordine e battezzato da Luther Lionel Johnson, ossia il leone figlio della foresta. Ovviamente era il primarca della legione degli Space Marine degli Angeli Oscuri. Pian piano Lion e Luther crebbero all'interno dell'ordine fino a quando, sotto la guida di Lion, l'ordine divenne la forza militare più potente dell'intera Caliban, unificando le varie enclavi fortificate e stabilendo il predominio umano sul pianeta a discapito delle creature delle foreste. Fu in quel momento che l'imperatore giunse su Caliban e affidò a Lionel Johnson il comando della forza militare più potente della galassia, un'intera legione di Space Marine codificati sul seme genetico del Primarca. La prima legione è un po' particolare rispetto alle altre legioni degli Space Marine, in quanto l'imperatore ha investito molto tempo nella creazione dei primi Space Marine, che appunto compongono la legione degli Angeli Oscuri, i quali sono protetti anche psionicamente contro le manifestazioni del Warp, e quindi si rivelano degli avversari molto più ostici per le creature che abitano l'Empireo. La Grande Crociata parte, Lion ne assume il controllo della sua legione e lascia una piccola enclave di cavalieri, tra cui il suo amico, il suo maestro, il suo precettore e il suo vice, Luther, a comandare le forze stanziate su Caliban. Luther subì quasi subito il processo che porta a diventare un umano e a diventare uno Space Marine. Tuttavia Luther era già anziano per gli standard necessari a diventare uno Space Marine e molti sospettarono che appunto non fosse in grado di sopportare i vari cambiamenti che il diventare uno Space Marine causa all'essere umano, soprattutto dal punto di vista psicologico. Tuttavia Luther è stato il maestro di Lion e quindi l'influenza del Primarca garantì a Luther la possibilità di diventare uno Space Marine. La legione si imbarca attraverso quella che è stata la Grande Crociata, guadagnando onori e gloria e diventando la seconda legione di Space Marine per numero di vittorie. Soltanto i Lupi della Luna di Horus Lupercal superava Lion come potenza militare, e lo stesso era quasi al pari della legione dei Lupi Siderali di Lehman Russ, che appunto costituivano le tre legioni che avevano mietuto il più ampio numero di vittorie.
durante la Grande Crociata affrontano vari nemici, vari pianeti vengono ricompresi all'interno dell'Imperium dalla potenza degli Angeli Oscuri, e piano piano i domini del genere umano si espansero nell'universo. Poi un giorno tutto cambiò. L'erese di Horus sconvolse il sistema militare imperiale, in quanto le legioni degli Space Marine combatterono altre legioni degli Space Marine, e gli Angeli Oscuri, che erano al di là del fronte combattente, non poterono aiutare le loro legioni sorelle a combattere contro Horus, e vennero quindi tagliate fuori dalla linea principale di battaglia. Si riunirono ad Ultramar, dove Lionel Johnson strinse un momentaneo patto di alleanza con Robot Gilliman della legione degli Ultramarine e Sanguinius della legione degli Angeli Sanguinari per creare un'entità della quale non si è saputo nulla fino a tempi recentissimi, ossia l'Imperium II. Perché l'esplosione dell'eresia aveva sconvolto tutte le linee di comunicazione, non si sapeva bene se la Terra fosse ancora in piedi, se l'Astronomicon che guidava le flotte dell'Impero all'interno del Warp fosse ancora in attività, e quindi per salvaguardare il lascito dell'Imperatore i Primarchi Superstiti, o almeno quelli che ritenevano essere i Primarchi Superstiti, si riunirono ed elessero Sanguinius come successore dell'Imperatore del genere umano. Questo evento è molto importante e potrà essere oggetto anche di uno specifico approfondimento, perché è una parte molto interessante dello sviluppo dell'Impero. Tornando agli Angeli Oscuri, Lionel Johnson non era d'accordo nella creazione dell'Imperium II. Quando viene a sapere che la Terra resiste, si imbarca con tutta la sua legione per andare a soccorrere l'Imperatore, e l'arrivo della flotta degli Angeli Oscuri, alla quale si unì poi a seguito anche la flotta dei gruppi siderali, sarà l'evento che costringerà, diciamo un po' la fine della storia, costringerà il Signore della Guerra Horus a sfidare in singolar tenzone il suo creatore, il suo imperatore, ponendo fine fondamentalmente all'eresia. Quando Lionel Johnson arriva sulla Terra e si accorge che l'imperatore morente è nel Trono d'Oro e che lui non è stato capace di proteggere la Terra dall'attacco di Horus, cerca almeno di proteggere Caliban dai disordini successivi alla sconfitta del Signore della Guerra, in quanto molte bande delle legioni traditrici ovviamente avrebbero causato caos e rovina all'interno dell'Imperium. Si dirige con la sua flotta a Caliban e lì scopre che un atto di bieco tradimento era stato messo in atto. Luther, che era stato fondamentalmente dimenticato da Lion, in certi versi anche punito, perché c'è un episodio in cui Luther viene aspramente rimproverato dal suo primarca e spedito per punizione nuovamente su Caliban. Lì il seme della gelosia, il seme della tentazione, si fa strada all'interno di Luther, il quale a un certo punto giura aperta fedeltà agli dei del caos. Quando Lion arriva su Caliban, le piattaforme di difesa planetaria assaltano la flotta degli Angeli Oscuri. Luther proclama la secessione di Caliban dall'Imperium, la sua alleanza non è né al Warmaster, né al Signore della Guerra Horus, né all'Imperatore del genere umano, ma è genericamente ai dei del caos. Ovviamente Lionel Johnson non prende bene questa notizia e col potere immenso a disposizione della flotta degli Angeli Oscuri bombarda la superficie di Caliban. Dopodiché, con una guardia del corpo di fedelissimi, si teletrasporta per recidere la testa del serpente. E quindi, alla fine di questo epico scontro, c'è il confronto finale tra il Lionel Johnson e il suo vecchio maestro. Luther è pieno dei poteri del caos, in una pantomima di quello che è stato il Horus all'apice della sua potenza, combatte e ferisce mortalmente il proprio signore. Mentre Lion è a terra ferito, Luther a un attimo si riprende, capisce che ha sbagliato nel rivolgersi alle idee del caos e crolla a terra senza uccidere il proprio avversario. Se non che i poteri scatenati dal bombardamento sono tali che la superficie di Caliban si sgretola e soltanto i campi di protezione attorno alla più grande fortezza di Caliban, la Fortezza dell'Ordine, trasformando di fatto il pianeta che esplode in un conglomerato di rocce sulla quale si erge appunto la fortezza monastero degli angeli oscuri, che è chiamata nel gergo la roccia, ossia la più grande astronave della flotta dell'Imperium, costruzione che in effetti è parte del pianeta Caliban. La storia parrebbe finita qui, e invece no, perché ad oggi sia Lionel Johnson che Luther sono ancora vivi, o meglio, rinchiusi in campi di stasi,
in quanto su Caliban, oltre alle creature delle foreste e alla popolazione umana, viveva un'altra popolazione, i cosiddetti osservatori del buio, i custodi di Caliban, gli spiriti custodi di Caliban. Questi prendono il corpo del primarca, lo rinchiudono in un campo di stasi al di sotto della fortezza monastero, a cui oggi solo il maestro capitolare degli angeli oscuri ha accesso, e rinchiudono l'utero in un'altra stanza, dalla quale viene utilizzato come una sorta di oracolo per predire eventi ancora futuri, in quanto l'utero è ancora combattuto tra la fedeltà a idee del caos e la fedeltà al suo signore, quindi è un personaggio carico di, voglio dire, di sentimenti anche umani contrastanti tra di loro. Dopodiché, con l'approvazione del Codex Astartes di Robert Gilliman, gli angeli oscuri vengono divisi in vari capitoli successori e si adeguano in parte a quella che è la dottrina imperiale vigente. Gli angeli oscuri, a differenza di molti altri capitoli successori degli Space Marine che seguono alla lettera le dottrine del Codex Astartes, si differenziano sotto vari aspetti. Innanzitutto sono una delle legioni originali che cambia il proprio colore e la propria livrea, in quanto i primi monaci guerrieri di Caliban, i primi Space Marine degli Angeli Oscuri, vestivano livree totalmente in nero, impregnate di elementi monacali, quindi tonache piuttosto che elmi cavallereschi, che ricordavano appunto le varie enclavi dell'ordine presente su Caliban. Con la fine dell'eresia, gli Angeli Oscuri cambiano colore, assumendo un colore verde smeraldo che ricorda quello delle foreste della loro perduta, del loro perduto mondo natale. A questo punto, dal punto di vista organizzativo, si differenziano ulteriormente rispetto a tanti altri capitoli, in quanto hanno due compagnie di Space Marine che si differenziano da tutte quante le compagnie da Codex, in quanto la prima compagnia del capitolo indossa armature Terminator rivestite interamente di color rosso, ed è composta solo ed esclusivamente da unità in Terminator. Il colore dell'armatura è particolare, in quanto molti secoli dopo la fine dell'eresia di Horus, Caliban venne assaltato da un'invasione tirannide, e la compagnia di Space Marine che liberò Caliban dall'invasione tirannide dipinse le proprie armature di bianco per celebrare la purezza di questi angeli della vendetta, e quindi da allora venne decretato che la prima compagnia avrebbe indossato unicamente armature color rosso. La seconda compagnia, detta Ala del Corvo, composta interamente da unità su moto o su veicoli, e costituisce l'avanguardia di ogni assalto degli Angeli Oscuri, i quali operano in sinergia tra le varie unità, mentre dalla terza alla decima compagnia sono sostanzialmente delle compagnie operative come stabilito dal Codex Astartes, la prima e la seconda operano in sincrono, in quanto i motociclisti esperti dell'Ala del Corvo piazzano i fari di teletrasporto utilizzati dalle unità pesantemente corazzate dell'ala della morte, che sono appunto le unità in Terminator della prima compagnia, i quali si teletrasportano in mezzo al nemico scatenando l'ira dell'imperatore. Durante l'eresia esisteva un'altra ala del reparto organizzativo degli Angeli Oscuri che è stata cancellata, non si sa bene il perché, che era quella che era l'ala del terrore, è composta dai maestri specializzati in assedio, specializzato nell'uso di armi super pesanti, e avevano delle unità anche lì uniche che caratterizzavano unicamente questa unità. Dal punto di vista invece psicologico, anche l'indottrinamento degli Angeli Oscuri è caratterizzato da alcuni aspetti diversi dagli altri capitoli, in quanto gli Angeli Oscuri, a seconda di quanto un confratello, anche un confratello guerriero già formato, avanza di esperienza, gli vengono rivelati sempre più segreti in relazione al passato della legione, fino a quando, una volta che un confratello accede a quella che è la cerchia interna del capitolo, gli vengono rivelate due atroci verità. La prima è l'epico scontro tra Luther e Lionel Johnson, e la seconda, ancora più importante, è che molti degli Space Marine che insieme a Luther giurarono fedeltà al caos sono ancora vivi e sono in giro per la galassia. Ed è scopo ultimo degli Angeli Oscuri recuperare questi cosiddetti caduti, farli pentire delle loro azioni nei confronti dell'imperatore e giustiziarli senza pietà. Questo è lo scopo per il quale i cappellani degli Space Marine degli Angeli Oscuri, oltre a essere investiti dell'onere di curare la salute spirituale degli Space Marine,
hanno anche lo scopo di far pentire i caduti che vengono catturati. Ovviamente trovare uno Space Marine degli Angeli Oscuri caduto è molto 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 difficile, e i cappellani interrogatori di maggior successo di solito impiegano secoli, se non millenni, per trovare una manciata di questi Angeli Oscuri, i quali sono a volte integrati all'interno della società, oppure combattono come mercenari, o hanno anche delle loro piccole bande da guerra, però ignari del fatto che alla loro testa ci sia uno degli Space Marine originali del progetto dell'imperatore. Quando uno di questi Space Marine viene infine catturato e portato sulla roccia, è compito dei cappellani cercare di farlo pentire, e solo se il caduto si pente delle espropriazioni potranno aggiungere una perla nera al Rosarius, che è il simbolo del loro status. Il più grande cappellano degli Angeli Oscuri esistente che sia mai esistito è riuscito ad aggiungere soltanto 3 al suo Rosarius, in quanto è molto difficile che uno Space Marine che ha passato millenni imbevuto nei poteri del caos possa effettivamente avere una possibilità di redenzione. Gli Angeli Oscuri, in generale, i loro capitoli successori, i quali di fatto rispondono tutti al Gran Maestro Supremo degli Angeli Oscuri, si definiscono collettivamente appunto i Senza Perdono, in quanto questa macchia indelebile sul loro onore non sarà perdonata fino a quando l'ultimo caduto non sarà portato al pentimento. In realtà tutti gli Angeli Oscuri ne cercano uno in particolare, il caduto 000, ossia il Lord Cypher. Il Lord Cypher era una figura molto importante all'interno della società di Caliban ed era uno dei consiglieri più fidati del Gran Maestro, del Primarca e del Gran Maestro degli Angeli Oscuri. Oggi il titolo di Lord Cypher è detenuto da un individuo misteriosissimo, uno dei personaggi più intriganti di Warhammer 40.000, il quale ha iniziato una sua personale crociata per giungere sulla Sacra Terra, lo scopo uccidere l'imperatore. Le implicazioni sottese a questa azione, che potrebbe sembrare priva di logica, qualora lo vogliate ve le racconterò in una prossima puntata di Storia del Vecchio Mondo, basti sapere che adesso Cypher, che porta la spada di Lionel Johnson, che scopriamo nei libri dell'eresia essere stata spezzata da niente di meno che da Robot Gilliman, che spezza la spada del leone, e adesso con quella spada Cypher ha intenzione di uccidere l'imperatore del genere umano. Bene, la storia e l'organizzazione della legione degli Space Marine degli Angeli Oscuri grosso modo possiamo averle definite. Abbiamo qualche chicca e qualche curiosità, perché la Games Workshop nella creazione di questa legione ha attinto a piene mani da quella che è la nostra storia moderna. Quindi a parte gli abiti monacali piuttosto che gli ordini cavallereschi, il nome del primarca, Lionel Johnson, deriva da un poeta inglese del 1800, Lionel Johnson, che come suo romanzo principale ha appunto una storia che si chiama L'Angelo Oscuro. E quindi è stata una naturale conseguenza dare al primarca di questa legione degli Space Marine il nome dell'autore dell'Angelo Oscuro. Un'altra piccola chicca attiene a quella che è la roccaforte degli Angeli Oscuri, sopravvissuta al bombardamento orbitale, che viene collettivamente chiamata nel linguaggio originale The Rock, la roccia. E perché è molto semplice, in realtà è più che altro un easter egg che i creatori fecero negli anni 90, quindi contemporanea con l'uscita degli Angeli Oscuri, con la definizione del background. Esisteva un nightclub frequentato all'epoca che appunto si chiamava The Rock. Quindi il capitolo più misterioso, più diciamo con più segreti della storia di Warhammer 40.000, ha come luogo, come roccaforte, il nome di un locale notturno lì di Nottingham. Diciamo che per questa puntata possiamo aver delineato quella che era prima delle legioni che componevano appunto la macchina da guerra imperiale che ha conquistato la galassia nel nome dell'imperatore. Nella prossima puntata non potrò raccontarvi la storia della seconda legione degli Space Marine, perché di fatto gli elementi che abbiamo sono pochissimi e tutti avvolti nel mistero, ma vi racconterò della terza, ossia i figli dell'imperatore e del loro primarca Fulgrim. Come al solito, se avete commenti, se avete perplessità, se volete avere risposta a qualche domanda relativa agli Angeli Oscuri, fatelo sapere nei commenti. Mi raccomando, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno di questa grande epopea che è l'Eresia di Horus.
e mi raccomando, seguite la nostra pagina Facebook, il nostro account Instagram, per rimanere sempre aggiornati con le ultime novità. Grazie a tutti e alla prossima puntata.